Da non credere, e invece è tutto vero. L'Amatori Pescara vince lo spareggio di Montecatini contro Sansevero e vola in paradiso, riportando Pescara in A2 a distanza di 33 anni dalla prima e unica promozione. Allora la squadra si chiamava Facar, con Marcello Perazzetti in panchina e Felice Clivio presidente. Un sogno a occhi aperti se si pensa al ripescaggio nei playoff dopo l'esclusione di Reggio Calabria. Tuttavia, da quel momento nella testa dei giocatori deve essere scattato qualcosa di spiegabile. In semifinale liquidato Nardò in 3 partite, in finale la corazzata Salerno in 4. Quindi nella prima di Final Four contro Milano è arrivata una sconfitta dovuta soprattutto alla maggiore esperienza della formazione meneghina. Poi l'ennesimo capolavoro nello spareggio senza appello contro Sansevero, ovvero la squadra che aveva dominato lo stesso girone della Amatori, la partita perfetta per intensità, voglia, cuore e precisione. Una promozione che ha visto tutti i protagonisti, squadra, staff tecnico, dirigenti e pubblico, straordinario anche a Montecatini. Guardando un po' avanti, nella prossima stagione tornerà il derby con Roseto e chissà che non arrivi anche Chieti tramite l'acquisizione di un titolo sportivo. Ed ora la gioiosa sequenza di alcuni dei protagonisti, a cominciare da coach Stefano Raiola. Io sono 6 anni che sto qua, sono 6 anni che diamo l'anima per questa maglia e per questa città. Quest'anno è stato un anno bellissimo, momenti difficili, una squadra non con la S maiuscola, con tutte le lettere di tutta S, Q, U, A, Dra, Cupitale, perché abbiamo, quello che abbiamo fatto lo poteva fare solo una grande squadra con giocatori che hanno avuto degli attributi incredibili. Siamo contenti di aver fatto un'impresa, perché fare questo dopo 33 anni a Pescara penso che sia qualcosa di incredibile. Da pescarese hai sfatato l'antico adagio latino Nemo profeta in patria. Guarda, oggi ho mandato un messaggio a Perazzetti e gli ho detto spero di emularti. Lui mi ha detto vabbè, io ho fatto 5 promozioni e tanto tempo, ho detto no, mi basta emularti a Pescara, e ci sono riuscito. La retina al collo ce l'ha Ennio Leonzio, nominato pistolero. Queste le sue cifre, 30 punti, di cui 20 nella ripresa e con un pazzesco 16 su 16 nei liberi e 45 di valutazione, come dire, semplicemente mostruoso. Volevo ringraziare tutta la società, tutto lo staff medico, i miei compagni, l'allenatore, che dopo un primo quarto così così mi ha tenuto in campo e mi ha fatto dimostrare quello che valgo, e lo devo ringraziare un sacco. Io devo ringraziare i miei compagni, mi hanno messo veramente il ritmo. Grazie. E adesso? Adesso? Serie! Serie! Finale con il presidentissimo Carlo Di Fabio, che parte dalla gioia dell'impresa centrata, ma che guarda anche al futuro. Penso un giorno indimenticabile per questi colori, ma per l'intera città. Una promozione veramente venuta dopo tanti anni, dopo tante sofferenze, con un gruppo fantastico, con un allenatore e uno staff fantastico. Complimenti a tutta la società che ha permesso, diciamo, questo piccolo miracolo sportivo. Grazie a questo pubblico, da domani cercheremo di fare il meglio per offrire alla città una squadra che regali almeno in parte le stesse soddisfazioni che ha regalato fino adesso negli ultimi anni.